Due sono le esperienze legate a molte fedi che sono state per me significative. Una vissuta proprio appunto alle ACLI, dove ho condotto un laboratorio di scrittura facendo raccontare, narrare sia giovani italiane insieme a giovani stranieri. Il tema era il raccontare pezzetti, frammenti della loro vita usando la scrittura autobiografica. È stato molto significativo e intenso lo scambio. Le italiane hanno aiutato a raccontare gli stranieri e gli stranieri hanno cercato di raccontare la loro esperienza usando anche termini con lingue assolutamente diverse, traducendo dei termini. E la seconda esperienza invece, sempre legata a molte fedi, è Casa Circondariale di Bergamo. Conduco un laboratorio di scrittura che porta un giornale, a una rivista che si chiama Spazio, diario aperto dalla prigione, e il tema quest'anno era estremamente forte, dono e perdono, a partire dal libro di Enzo Bianchi. Per me la scrittura è questa, un'occasione di riflessione, di scavo interiore, oltre che di scambio. Pensando a molte fedi, il libro che mi viene in mente immediatamente è Un eremo non è, un guscio di Lumaca, e lei è Adriana Zarri. Ha un libro molto intenso in cui lei racconta l'esperienza vissuta all'interno appunto dell'eremo, spiegando però che un eremo in realtà non è una chiusura ma un'apertura. Credo che molte fedi abbia questo coraggio di aprire il suo mondo alle persone assolutamente più diverse, che vada addirittura a scovare le persone dentro luoghi difficilmente raggiungibili. Per me ovviamente è la realtà carceraria, ma l'ho vissuta anche all'interno di un monastero di suore di clausura. In realtà l'augurio che mi viene proprio di continuare così, ad aprire il più possibile i suoi spazi, i suoi saperi, raggiungendo appunto questo pubblico che difficilmente in realtà legge, riflette, pensa e scrive. Invece i temi che Molte Fedi propone di volta in volta, le persone che normalmente appunto invita, spero che siano si mantenga appunto questo filo per far dialogare il più possibile le persone, per strapparle dalla televisione, per farle incontrare.